ci ritroviamo di nuovo. Qui abbiamo ancora da parlare un po' di cose belle, nonostante le intemperie di oggi. Stiamo nel capitolo della Lumen Gentium che tratta della vocazione e della chiamata universale alla santità. Vi ricordate, la volta scorsa l'abbiamo introdotto, quindi non rifaccio tutte quante le slides, anche perché se vi ricordate, adesso le metto non in programmazione. Abbiamo il quinto capitolo della Lumen Gentium che tratta di questo tema e l'abbiamo visto fino al numero 41. Oggi concluderemo con l'arco 42, però insomma è abbastanza, ecco, è abbastanza elaborato, molto molto bello. E poi ci abbiamo anche da dare un'approfondita occhiata alla Gaudete et Exultate di Papa Francesco, che vi consiglio di leggere. Sapete, Papa Francesco scrive in maniera abbastanza semplice, quindi non è un documento, poi è un'esortazione alla santità, magari l'enciclica quella che parla un po' del problema ecologico, la Gaudete et Exultate. Sono un vuoto di memoria gravissimo, insomma. Ecco. Laudate Deo, mi sembra, adesso non... Oh, che brutta figura! E era qua prima che ha scritto, Civicchia, oh! Vabbè, quella magari c'è qualche passaggio un pochino più tecnico, un po' come quando Benedetto XVI scrisse quell'altra in temi economici, quella si chiamava, se non mi ricordo male, la Spesaldi, che qui oggi il cervello già vedo che partiamo male. Però questa sulla santità è abbastanza agevole, abbastanza scorrevole, abbastanza semplice, quindi non ci serve nessun tipo di cultura, salvo quei passaggi di quei capitoli un po', ecco, di quelli che parlano un po' del gnosticismo e del pelagianesimo, che sono un po' tecniche, ma poi specialmente le beatitudini, magari il commento alle beatitudini vorrei leggerlo un po' con voi, perché è molto bello, insomma, contiene dei temi anche molto importanti per la nostra santificazione personale. Quindi abbiamo visto questi due documenti, abbiamo introdotto un pochino il tema, molto attuale, cioè ricordando che la Chiesa è indefettibilmente santa, in quanto però qui, ragazzi, chi non c'è stato si deve sentire tutto quello che è venuto prima, se no la Chiesa è santa perché è la sposa di Cristo e perché è il corpo mistico di Cristo, è santa come realtà misterica, teologica. Voi sapete che la Chiesa non è costituita dalla somma algebrica di tutti i battezzati della storia, non è esattamente così, è una realtà divina di cui certamente fanno parte fondamentalmente, ma non solo, anche questo l'abbiamo già visto, cioè per antonomasi i battezzati, ma non tutti i battezzati faranno parte della Gerusalemme celeste, perché se un battezzato disprezza la grazia di Dio, si comporta malamente, muore non in stato di grazia, senza nessuna forma di pentimento, quello in paradiso non ci va e quindi non farà parte certamente della Chiesa, cioè della Gerusalemme celeste. Quindi questi discorsi li abbiamo già visti, no? Però il fatto che la Chiesa sia indefettibilmente santa significa che è dotata nella sua struttura, nei suoi mezzi, faccio una piccola sintesi, di tutto ciò che serve per raggiungere la pienezza e la perfezione della santità. Ed è data da tre cose, queste ricordate ad esempio. Primo, noi abbiamo i sacramenti della nuova alleanza, che sono la cosa più importante, perché i sacramenti sono i mezzi con cui la grazia di Dio viene comunicata agli uomini. Non esiste santità senza sacramenti. Se una persona sta lontana dai sacramenti, santa non ci può diventare. Questo, come dice il Papa Francesco, bisogna metterselo bene in testa. Per cui dire, facendo un discorso comune, Padre, non si preoccupi, io credo, ma faccio la mia preghiera in casa, ogni tanto vengo a accendere la candela, questa è una cosa buonissima, per carità, meglio fare questo che niente. Ma questo non è sufficiente a diventare santi, perché Gesù Cristo è morto in croce, questi due sette sacramenti. E la prima cosa. La seconda cosa è che nella Chiesa noi abbiamo la conoscenza, la pienezza della verità, sia per quello che riguarda Dio, sia per quello che riguarda chi è l'uomo, e sia per quanto riguarda il bene e il male. D'accordo? Esiste la reincarnazione? No. D'accordo? Perché è una verità di fede che non esiste la reincarnazione. Ecco perché occorre essere molto, molto, molto ben formati, no? Ecco, sulla fede. L'ultima cosa è che ciò che Gesù ha fatto lo ha trasmesso ai suoi successori, cioè Pietro e i 12 apostoli, e nella Chiesa sopravviverà fino alla fine del tempo attraverso il Romano Pontefice e il Collegio dei Vescovi. Queste tre cose, quindi una è strutturale, quindi la struttura divina della Chiesa fondata su Pietro e il Collegio degli Apostoli,
la pienezza della verità che c'ha per il deposito della fede. Quindi, se non sbaglio, in tema di verità e di morale, e i sacramenti sono quelli che costituiscono la santità indefettibile della Chiesa. Per cui, se tu benefici di queste cose, quindi prendi molto sul serio ciò che la Chiesa insegna, ricevi con molto frutto i sacramenti che ti amministra, d'accordo? E cammini in docile obbedienza verso i pastori legittimamente costituiti, diventerai santo. Ma questo non lo fanno tutti, d'accordo? Anzi, lo fanno in pochi. Ecco perché non tutti sono santi, anche se la Chiesa è santa. E non dobbiamo stupirci. Io capisco quando una persona viene scandalizzata, sia da fedeli, peggio ancora, proprio uomini di Chiesa, quando dice: ah, allora non credo più a niente. Questo è umanamente comprensibile, però non è giusto questo discorso, anche perché, voi sapete, nella Chiesa non si possono guardare soltanto gli esempi negativi, perché la santità della Chiesa rifugge nei santi canonizzati, che ce ne stanno quanti ne vogliamo. È vero che nella Chiesa ci sono anche le persone che non danno un buon esempio, ma queste persone non danno un buon esempio perché non gli interessa, perché non corrispondono alla santità. Come si chiama questo capitolo? La vocazione universale alla santità. Cioè Dio ti chiama, ti dice: figlio mio, vuoi essere felice? Perché lo vedremo nelle beatitudini, la via della santità, la via della felicità. Sii santo, io ti aiuto, ti darò tutti quanti i mezzi a disposizione, se li vuoi usare. Se non li vuoi usare, se c'è una cosa, questo è un'altra cosa da mettersi bene in testa, eh? Se c'è una cosa che Dio non farà mai, proprio mai, è usare violenza alla libertà delle persone. Questo deve essere proprio sicuro. Dio tipo fa qualunque cosa, ma questo non lo farà mai, eh? Non lo farà mai. Ok, quindi questo giustifica anche il fatto che non tutti santi diventano. Ci siamo fermati la volta scorsa, ecco, parlando un pochettino di queste multiforme, cioè tutti possono accedere alla santità, tutti, non soltanto i frati, le suore o gli eremiti o sti grandi eroi e atleti, tutti. Ci sono tanto una serie di esempi fatti da vescovi, i vescovi, i sacerdoti, i diaconi, i laici impegnati, gli sposi, i genitori cristiani, i vedovi, i non sposati, i lavoratori, i malati e i sofferenti. È qui una famosa regola che vale per tutti, con cui ci sia, ecco, con cui, ecco, abbiamo chiuso la volta scorsa, se non ricordo male, ve lo rileggo: nelle varie condizioni, occupazioni e circostanze in cui vivono, anzi proprio per mezzo di esse, i fedeli cristiani saranno sempre più santificati. Attenzione, se sapranno prendere tutto con fede dalla mano del Padre Celeste, comprese le disgrazie di oggi, anche queste, capite, perché sono comunque delle cose sgradevoli, molto sgradevoli in certi casi, e cooperare con la volontà di Dio. Questo è regola per tutti. Con loro stesso servizio temporale manifestarono la carità con cui Dio amava il mondo. E adesso veniamo ad oggi, possiamo rimettere la presentazione, così ce la vediamo piano piano. Il numero 42 si intitola Vie e mezzi della santità. Il primo punto da approfondire è che la santità consiste nell'essere e rimanere nell'amore di Dio. Allora io vorrei leggere qualche cosa. Dio è amore, chi rimane nell'amore rimane in Dio e Dio in lui. Prima lettera di Giovanni 4,16, comincia così. Ora Dio ha effuso il suo amore nei nostri cuori per mezzo dello Spirito Santo che ci è stato donato. Ma perché la carità cresca nel cuore come un buon seme e vi fruttifichi, ogni fedele ascolti volentieri la parola di Dio e, aiutato dalla sua grazia, compia fattivamente la sua volontà. Partecipi frequentemente ai sacramenti, specialmente all'Eucaristia e alle altre celebrazioni liturgiche. Si applichi con costanza alla preghiera, all'abnegazione di se stesso, al servizio attivo dei fratelli e all'esercizio di ogni virtù. Qui sta parlando dei mezzi per diventare santi. La carità, infatti, come vincolo di perfezione e compimento della legge, regola tutti i mezzi di santificazione, dà loro forma e li conduce al loro fine. Perciò il vero discepolo di Cristo si caratterizza per la carità verso Dio e verso il prossimo. Stare attenti che quando si parla di carità, noi purtroppo in italiano, tenete presente che ci sta una parola differente nel vocabolario greco, che è agape,
perché la carità non è l'elemosina, cioè noi quando sentiamo parlare di carità, oppure la Caritas, nelle parrocchie in cui ci stanno la Caritas, vai alla Caritas parrocchiale, c'è bisogno della spesa e ti danno la spesa, ti serve qualcuno che ti paga la bolletta e ti pagano la bolletta, oppure c'è bisogno dei soldi e ti danno un po' di soldi al semaforo o dove sia. Questa non è la carità, questa è una forma particolare di carità che è l'elemosina, d'accordo? O il sostentamento verso i poveri. Ma con il termine carità si intende la prima virtù teologale, questo lo ricordate dal catechismo, fede, speranza e carità, è la terza in ordine di sequenza, ma è la prima in ordine di importanza, perché in paradiso ci va soltanto chi ha amato Dio e il prossimo. La carità significa questo. Ora però, molta gente dice, ma io, come si fa ad amare Dio che non si vede? E quindi noi ti a chiederci, ma noi lo amiamo Dio? San Giovanni dice queste cose nelle sue lettere, no? Noi amiamo Dio perché Lui ci ha amati per primi. Quindi il nostro amore è un amore di risposta, ma l'amore di risposta presuppone la presa di coscienza. Allora, qui fate, divertitevi un pochino, cioè, fate un sondaggio in giro. Ma tu ti senti amato da Dio? Punto interrogativo. Ma no, cominciare a fare discorsi cervellotici e chiediamocelo anche noi stessi. Posso dire che io nel profondo del mio cuore sento profondamente, ma sono più che convinto, che Dio mi ama? Punto interrogativo. E che cosa significa avere esperienza dell'amore di Dio? È un sentimento o è qualcosa di altro? Allora, vedete, la prima cosa che dice qui il testo è: perché la carità cresca nel cuore come un buon seme e vi fruttifichi, sono necessarie alcune cose. Allora, spero che vi abbiano insegnato al catechismo, no? La fede, la speranza e la carità sono virtù, si chiamano teologali. Cioè, prendiamo una virtù facile, la temperanza. Facile, la virtù nessuna è facile, no? Però, sapete che i monaci, non so se buddisti o indiani, sapete che digiuni fanno? Nessuno di voi è capace a fare digiuni come loro. Noi siamo seguaci di nostro Signore Gesù Cristo che si è fatto 40 giorni di digiuno. Nessuno, d'accordo? Quindi se uno vuole diventare un asceta e vuole mettersi a fare digiuno, vi ricordate, senza fare polemiche mi raccomando, Pannella, quanti digiuni si è fatto per le sue battaglie civili, giusto sbagliati che civili, io per me non sono stato civile, però per far capire l'esempio, Pannella si professava ateo, insomma, no? Quindi miscredente. Quindi per far digiuno mica serve che il nostro Signore dia in fondo una virtù particolare. Io c'ho una cosa in cui credo, mi metto de punta, non mangio, no, quello non mangiava, non beveva, ma cioè, è una cosa allucinante, insomma, no? Ecco, per dire, no? E il digiuno è una parte della virtù cardinale della temperanza, ok? Se una persona crede nella giustizia, magari c'è anche un'idea sbagliata della giustizia, e spende la vita per la giustizia, sono anche grandi campioni, laici nel senso di laici che non sono preti, laici nel senso che non sono credenti, nell'accezione un po' moderna del termine laico, no? Che poi significa laicista, a volte danno pure lezione a qualche credente di giustizia, e questa è un'altra virtù cardinale, no? La temperanza, la giustizia, la fortezza. Ci sono gli eroi degli Olimpi laici, c'è gente che ha speso una vita per un ideale, anche ai tempi delle ideologie, gente che si è fatta ammazzare per il comunismo, per il fascismo, per il nazismo, cioè anche cose brutte, no? Hanno fatto pazzie, hanno fatto, quindi, d'accordo? Cose per cui ci voleva coraggio, come dice, coraggio speso male, certamente, coraggio speso male, non siamo però, capito? Ma qui con la fede, la speranza e la carità, no. Cioè tu puoi fare tutti quanti gli sforzi che ti pare, ma la fede da solo non te la puoi dare. La speranza da solo non te la puoi dare e la carità da solo non te la puoi dare. C'è bisogno di un dono che viene dall'alto e che poi però deve essere custodito e alimentato. Per farvi un pochino capire come funzionano queste virtù, è come la vita, d'accordo? Ah, io la vita non me la sono data da solo, d'accordo? Supponiamo che io non sia credente, pure se non sono credente, se non sono deficiente nel 2018-19, so che la vita me l'hanno data papà e mamma, questo è scientificamente dimostrato, capito? Oltre che me lo dicono loro, quindi non è dubbio, quindi non me la sono data da solo.
D'accordo, certo, mi hanno avviato, quindi mi hanno portato. Mo adesso io ho papà e mamma sono morti da un pezzo, credo di sapere che se voglio campare un pochino devo mangiare, devo bere, devo riposare, devo coprirmi quando fa freddo, devo curarmi quando sto male, giusto? Ecco, diciamo che un po' così sono queste virtù, le abbiamo ricevute da Dio, d'accordo? Però, capite, sono analoghi alla vita umana. Se io un ragazzino non lo nutro, quello muore. Quello muore. Allora, tutta la vita che c'è nella Chiesa, tutto quello c'è, ma il motivo per cui io sto qui, per cui esistono le parrocchie, per cui, qual è? È che questi doni che vengono dall'alto devono essere custoditi e devono crescere. E c'è bisogno di alcuni strumenti che appunto li facciano fruttificare. Quali sono? Sono tutti quanti nominati. Ed è la prima cosa. Ascolti volentieri la parola di Dio. La parola di Dio è in senso ampio, d'accordo? Non soltanto la Bibbia. Oggi mi sta parlando un essere umano, un povero prete, no? Quindi dire parola di Dio è un po' troppo, no? Però sta facendo un incontro di catechesi un sacerdote, quindi dovrebbe parlare di qualche cosa che si speri sia un pochino pertinente e aiuti un pochino, no? Quindi non è proprio ascoltare la parola di Dio, però comunque mettersi in ascolto del Signore, anche stare in un ambiente come quello di oggi. Quindi l'ascolto in ogni caso, che cosa significa? Che la prima cosa che noi dobbiamo fare dal Signore, come la prima cosa, che la cosa più importante è che noi possiamo raggiungere un'esperienza di amore di Dio. L'amore di Dio tu non lo potrai mai, non lo potrai mai vivere se non lo conosci. Cioè, chi è Dio? Noi Dio non lo possiamo sapere chi è. Cioè, dice San Giovanni sempre, che San Giovanni era veramente un grande, dice, Dio nessuno l'ha mai visto, nessuno sa com'è fatto, nessuno di noi si immagina com'è il paradiso, perché se si immaginassimo com'è il paradiso staremmo a messa 4 volte al giorno, neanche una volta a settimana, ma neanche una volta al giorno, capite? Staremmo tutto il giorno lì. Se i nostri occhi fossero capaci, per esempio, di vedere come i nostri angeli custodi, ogni tanto io lo dico, dico, ma fammi vedere qualcosa, no, non è niente, insomma, ma i nostri angeli custodi, cioè, capite? Noi vediamo una scenetta durante la messa, capite? E loro vedono un'altra scenetta, perché loro vedono tutto senza i veli, capite? Noi è tutto quanto velato. Io farlo capire ai bambini, quando devo spiegare la presenza reale di Gesù nell'Eucaristia, mi metto dietro una porta e chiudo la porta. Dico, supponiamo che io stessi qua dietro, zitto e muto. Io ci sto dietro la porta. Voi lo sapete perché mi avete visto andare dietro. Ecco, però se non lo sapeste, io stessi dietro la porta, starei lo stesso dietro la porta, tanto voi non potrete mai vedere. Immaginate che dietro la porta io sto muto e non posso. Quella è la presenza, insomma, il nostro Signore me perdonerà, ma somiglia un po' alla presenza di Gesù nell'Eucaristia, solo che gli angeli lo vedono senza la porta, capito? Allora, noi Dio non lo possiamo conoscere se non ci mettiamo in grado di poterlo conoscere. Dio nessuno l'ha mai visto, il figlio unigenito che è nel seno del Padre, lui lo ha rivelato. Lo ha rivelato dove? Nella rivelazione pubblica, anzitutto. Quindi, nella Sacra Scrittura cosiddetta, che la Chiesa prende, anche quando scrivo un catechismo, che cos'è un catechismo? Il catechismo della Chiesa Cattolica, che cos'è? È una presentazione ordinata della fede alla luce di quello che è la rivelazione della Bibbia. Presentata in forma un pochino, lo sapete che la Bibbia è un mare magnum gigantesco, insomma, dove è difficile saperci mettere le mani, no? Ecco. Perché se tu Dio non lo conosci, come fai a amare? Quindi la cosa più importante, io questa è sempre stata la prima cosa che ho fatto durante volte, su indicazioni di Petrocchi, ci faceva la testa così, fin da quando eravamo seminaristi, di fare questa cosa. Dice, i fedeli, non ti metti subito a puntare il dito, capite, no? Comincia a parlare, guarda quello, non viene la messa, guarda quell'altro, è un disgraziato, quello fa un sacco di peccati, cioè, ma la gente oggi non si rende minimamente conto, capito? Se conoscesse il nostro Signore, a messa ci andrebbe. Se conoscesse il nostro Signore, i peccati non li farebbe, capito? Quindi è inutile che tu ti scandalizzi, che punti il dito e cominci a dire questo e quell'altro. Fagli conoscere Dio, almeno dagli la possibilità di farlo. Poi se non vogliono, cosa fa Dio? Col fucile non prende nessuno, però tu questo lo devi fare, devi mettere in condizione, questa è la cosa più importante. Quindi l'ascolto della parola di Dio, la prima cosa.
fare la sua volontà, seconda cosa, aiutato dalla sua grazia, cominciare a entrare nell'ottica del fare quello che Dio vuole, che è quello che Gesù ci ha insegnato a dire. Il Padre nostro culmina nella frase centrale: sia fatta la tua volontà come in cielo e così in terra. Quanti uomini conoscete che fanno sempre la volontà di Dio e che non fanno mai la propria? Solo una l'ha fatto sempre, dovunque e comunque, solo una. E infatti era numero uno, solo una. Gli altri santi sono stati bravi, non ci sono arrivati a quei livelli. E se io voglio fare la volontà di Dio, come faccio? Terzo passaggio: partecipi frequentemente ai sacramenti. I sacramenti, qui sarebbe da fare per ogni incontro, sono una realtà. Cioè, se noi potessimo vedere che cos'è un sacramento, ci prenderebbe un conto, ci prenderebbe. Che succede a un bambino quando viene battezzato? Io ricordo un prete, uno è morto, questo, quando battezzava un bambino, si mette a piangere subito e diceva: se poteste vedere quello che è successo nell'animo di questo bambino, piangereste di gioia. Io me lo ricordo, l'ho visto con gli occhi miei. La roba ha bottato con due occhi così. Io non ho mai pianto, insomma, mi piace tanto fare battesimi, ma non ci rendiamo conto. Io vi posso dire come può cambiare la vita di una persona quando si confessa e fa una confessione. Tutti sanno come io la chiamo, come Dio comanda. Quando si mette davanti a un prete, dopo che si è preparato, e avete visto come fanno ai supermercati, no? Fuori tutto, 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 via, tutto. Chi fa una cosa di questo genere, io ho conosciuto centinaia di persone, per grazia di Dio, che hanno fatto questa cosa qui. La vita è un'altra cosa, ma proprio un'altra cosa. Perché quando noi facciamo qualche peccato, noi dobbiamo sempre immaginare il peccato. Mo devo fare un esempio brutto, però mi perdonate. Avete visto gli escrementi che noi facciamo? Non è che il peccato è una cosa che tu fai e poi no. Il peccato è una fabbrica, è uno strumento di produzione di male. Quel male, una volta che tu l'hai fatto, è, capite? È in atto, è attivo, distrugge, fa male dentro di te e fuori di te. E come si distrugge quel male? Guardate quella cosa lì, cioè, qui non si può dimostrare, qui non si può vedere, ma quando sarete morti tra 100 anni, lo vedrete sicuramente. Aveva detto Don Leonardo, ce l'aveva detto, ce l'aveva, certo, ce non ce lo poteva dimostrare, però dall'altra parte le cose si vedono come le vedono gli angeli, quindi quello che vi sto dicendo lo si vede proprio. Cioè, noi oggi vediamo un sacco di cose, ma le sentite anche dentro di voi, tutti quanti i nostri malessi, le nostre cose, le nostre stranezze, che tutti quanti noi sappiamo gli affari nostri, e non soffre. Ma io perché devo stare così? Ma che c'è? Non lo sappiamo, noi non sappiamo tessere i rapporti, i nessi di causa, no? Ma c'è un nesso globale, cioè tutto il male, questo la Chiesa lo insegna, deriva solo dal peccato dell'uomo, compresi i mali estremi, compresa la morte, capite? Cioè, Gesù Cristo non è venuto sulla terra per farsi una passeggiata, è morto in croce, per che cosa? Non si sapete, per i nostri peccati, sapete perché? Perché in croce li ha distrutti tutti quanti. Cioè, il male prodotto è annullato, è distrutto. Distrutto, sapete significa distrutto? Distrutto. Però quello che lui ha fatto in croce è una cosa che ha fatto a livello oggettivo e universale. Quindi è stata messa a disposizione di tutti. Come fa ad arrivare dalla croce a te? Attraverso il sacramento della penitenza. Se tu non usi quel sacramento, tutto il male che hai fatto ti fa male a te e intorno a te. È chiaro che questo non te lo posso dimostrare, ecco perché la fede è la prima delle virtù teologali, è un atto di fede, d'accordo? Ma è così, questo noi insegniamo, capito? Cioè che la causa della sofferenza, dell'insoddisfazione, tutte queste cose qui non lo dobbiamo cercare fuori di noi. Certo, certamente le circostanze esterne, non è bello se ci stanno problemi esterni, ma non è quella la cosa principale. C'è sta una frase di Santa Teresa di Calcutta che ripeto in continuazione, d'accordo? Perché c'è gente, poi lo sentiremo dire dal Papa, che dice sempre queste cose qui, che passa il tempo a lamentarsi di tutto e di tutti, della politica, di questo e di quell'altro, di questo, della Chiesa. Oggi insegnano a fare il lavoro al Papa, al parroco da tanto tempo, adesso ultimamente ci ha voluto insegnare pure al Papa, ma al parroco, io da quando sono parroco
tutti quanti insegnate il lavoro, per carità, bisogna essere umili, quindi se va il lavoro al parroco, al vescovo, al papa, al presidente del consiglio, al magistrato, a tutti, d'accordo? Quindi se, d'accordo. Però cioè, Santa Teresa diceva, tutti questi problemi che stanno nel mondo nella Chiesa, che cosa possiamo farci? Che divento santi, che diventi santo tu e divento santa io, risolti i problemi della Chiesa del mondo, perché se tutti facciamo così si risolvono tutti i problemi, non che gli altri cambiano, ma cambio io. I miei cari amici De San, che l'ho cominciato a fare dire ai giovanotti, si sono gasati quando tornai da Roma, chi cambia se cambia il mondo. Io ci ho fatto le catechesi ai ragazzotti, ai campi scuola, sulle canzoni di questi, chi cambia se cambia il mondo. Giovanotti che stavano mezzi persi, adesso sono tutti quanti, sono tutti diventati, che vanno a suonare la giornata mondiale della gioventù e che fanno testi laici, quindi non fanno canzoni di chiesa, non li possiamo mettere a veglia di preghiera, perché insomma se te metti con la schitarra, nostro Signore Santissimo Sacramento, se fanno un po' per aria, però schitarrano e fanno testi non di chiesa, ma testi significativi, i ragazzi rimangono impressionati, anche se, perché se poi li vedi, tutti quanti fighetti, tutti quanti secchetti, col capello fatto, e uno di questi tutti tatuaggi, quindi dici, ma come mai che questi sono così, eppure pensano colà? Ecco, quindi sono molto profondi in certi aspetti, ma questa è una cosa molto vera, e cambia se cambia il mondo. Quindi i sacramenti, cioè il santo curato d'Ars, Padre Pio, diceva, parlando della messa, io veramente il santo curato d'Ars, vi racconto una storia, perché tanto questo è, non dobbiamo tanto fare un sacco di cose quanto. Allora, voi sapete che penso che l'hanno insegnato pure a voi, i precetti generali della Chiesa. Udire la messa tutte le domeniche e confessarsi e comunicarsi almeno a Pasqua. Il santo curato d'Ars ai tempi suoi, da buon parroco, faceva gli incontri carichi su quegli adulti come me dentro la sua chiesetta, che io ho visto. Ecco, quando doveva parlare di questo si metteva a piangere come un bambino, guarda in lacrime, dice figli miei, ma fasse la comunione la cosa più bella del mondo, ma lo posso io sta a fare il catechismo? Ti invitavo a farlo una volta all'anno e se mette a piangere, capito? Perché dice, ma vi prego, informate, fate qualcosa, dico, prova a riflettere, capite? Perché se uno ci pensa a quello che è, cioè il paradiso sulla terra è fare la comunione. Mostro è stato, andiamo a pellegrinaggio a Međugorje, ricordo, preparate già le locandine. Io ricordo bene, sapete, Međugorje, aspettiamo sempre i giudizi definitivi della Chiesa, io ho sempre trovato una pelle, almeno per quanto riguarda i messaggi, anche il modo di comportarsi, tante cose, ma più che attendibile. Ma la cosa che ha detto la Madonna sicuramente era la Madonna, d'accordo? Quindi Burrus dice adesso che con l'apparizione non so bene, questa è proprio una cosa data. La Madonna ha detto, se vi appaio io e c'è la messa, lasciate a me e andate a messa. C'è un messaggio, d'accordo? Perché non c'è niente di più grande, cioè io che vedi me, confronto alla mia, non confronto che vedi la messa, quindi, perché fare la comunione, non ricordo a memoria, questo è uno di quelli riflessi, mi colpiva, è più che essere veggenti, capite? Quindi tanto quello là, se piagneva, quando doveva dire vedere, dice, senti però almeno a Pasqua, sta confessione, sta comunione, io cado in depressione, io proprio non ci riesco a andare alla gente che deve andare a messa. Io ogni tanto dico, ma non è che il nostro Signore manderà all'inferno, forse devo tirare il collo a qualcuno, devo dire vieni a messa, perché cioè io non ce la posso fare, capito? Perché soffro tanto per chi non va a messa, perché io mi chiedo, dico, ma questo come fa a campare? Perché io non ci potrei campare, d'accordo? Concludo dicendo, sicuramente non se ne rende conto, come le tante altre cose, no? Però vedete, il non rendersi conto, io guardate, se io sarei proprio contento, se quando me ne andrò da qua, quando me ne andrò da qua, non lo so. Ecco, voi avreste imparato cosa significa essere responsabili. Che significa essere responsabili? Significa che sei tu che ti devi prendere cura della tua vita, che ti devi porre alcune domande e che devi cercare alcune risposte. Capito? Lo devi fare tu. Perché non farsi domande è colpa. I ragazzini del catechismo, dice l'estimato, dico, quando andrai dall'altra parte, il nostro Signore non ti chiede come prima cosa che cosa hai fatto, ma ti chiede, io ti ho dato un cervello,
l'hai usato? Perché noi non possiamo non usarlo. Cioè, voi dovete capire, voi qui a Sermoneta, una piccolissima comunità, per esempio, no? Dove, nonostante la carenza di preti, c'è ancora un parroco, io non lo so per quanto ci sarà ancora, detto fra me e voi, non solo questo parroco, ma il parroco, perché se andiamo avanti così, avete visto, mo Papa Francesco ha accorpato le diocesi di Tivoli e Palestrina, perché sta cominciando a accorpare le diocesi, ecco. Poi si accorperanno pure le parrocchie, già tante sono state accorpate. No? Ma Leonardo, ma nella nostra parrocchia a Roma non c'è il parroco, c'è il diavolo. Appunto. Ma è normale? No, non è normale, è una cosa eccezionale, ma è prevista dal... Noi stiamo facendo un esperimento. È prevista dal diritto canonico. Se andiamo avanti così... Questo lo diceva già tanti anni fa, ma l'ultima visita pastorale. È un privilegio che ancora abbiate... Allora, però... È un privilegio che però interroga, cioè, sì. Capite? Perché chi sta qui, deve dire, cioè, che sta a fare quello là dentro? Punto interrogativo. Cioè, questo se lo dice, capite? Perché non farlo è un problema. Perché il nostro Signore interloquisce come un padre con i figli, cioè con persone che pensano, non ti prende per la gola. Ecco perché io non prendo per la colottola la gente. Io, che mi conosce da un po' più di tempo, su questo negli anni sono un pochino cambiato, perché da giovane prete non ho nessuna difficoltà a confessare, proprio per lo zelo per il bene delle anime. Ogni tanto io sono stato severo, rigido, cercando di prendere persone anche in maniera un po' forte, e poi ho smesso, però, per due motivi. Primo, perché se fai così fai più male che bene. Cioè, io avevo l'intenzione di fare il bene, ma questo fa più male, fa più male che bene, d'accordo? Secondo, perché in questo modo te ne fai di un sacco e una sporta contro, capito? Perché nessuno capisce che tu lo stai facendo per il bene, ma penso che lo fai per male, e mi sono stufato, d'accordo? Ma terzo, che però è il primo in ordine di importanza, perché non credo che sia una cosa giusta fare questo, perché Dio non fa così. Perché se questa fosse la cosa giusta, sarebbe anche quella che fa il nostro Signore. Il nostro Signore invece prende sempre con la dolcezza, cercando di farti riflettere. Certo, ogni tanto daria qualche trambata, ma soltanto quando è indispensabile, è sempre molto ben dosata. Però le trambate lasciamo che le manda lui, d'accordo? Noi è meglio di noi. Quindi. A San Paolo non date la trambata. Ogni tanto ci pensa lui, insomma. Quindi la partecipazione frequente ai sacramenti, le altre celebrazioni liturgiche. Ci stanno anche altre celebrazioni liturgiche oltre ai sacramenti, per esempio. Cioè, quest'anno abbiamo fatto qualcosa, per esempio la prima volta, non so se la prima volta in assoluto, però qui sicuramente sì, prima di Natale, prima della veglia di Natale, l'ufficio delle letture, per esempio c'è la liturgia delle ore, che è una forma di preghiera liturgica che andrebbe promossa possibilmente, no? E poi la preghiera, com'è il nostro rapporto con la preghiera? Ah, vedi, la stragrande maggioranza dei fedeli, se tutto va bene, dice qualche preghiera, qualche Padre Nostro, qualche Ave Maria e qualche segno della croce lo fa. Se c'ha cagguaio, perdonatemi l'inflessione dialettale, va in chiesa e dice: Signore mio, guariscimi questo, guariscimi quell'altro, fammi trovare lavoro, fammi fare quest'altro. Quindi vabbè, qui più o meno, ma tutto qua. Tutto. Poi c'è qualcuno che comincia a diventare un pochino devoto, ma non voglio, per carità, una cosa buona, però l'unica cosa in cui consiste la devozione è nel moltiplicare le preghiere. Quindi dico tutto il rosario, io ne dico quattro, quindi non è che non si capite, no? Quindi capite il senso. Però la preghiera non è soltanto dire un sacco di preghiere, ma la preghiera è imparare a dialogare con Dio. Per esempio, così capite anche quello che sta facendo Leonardo qui. Venerdì prossimo c'è tutto il giorno il Santissimo Sacramento esposto in chiesa. Non è che sta lì esposto a fare la bella statuina, capito? Quello è un momento in cui tu, se vuoi, ti ritrovi a cuore davanti a Gesù e cominci a provare a pregare a parole tue. Proprio, cioè, la preghiera è un dialogo talmente intimo e profondo che poi ad alti livelli diventa un dialogo ininterrotto, nel senso che tu con Dio ci parli veramente di tutto, ti ci appoggi veramente come un amico che parla ad un amico. Così i santi hanno vissuto la preghiera, no? Qui stiamo parlando di educazione alla santità. È chiaro che però questo
non si improvvisa dall'oggi al domani, piano piano uno comincia, no? Prima di fare l'esposizione, sono 2 anni che il giovedì sera facciamo una relazione tutta insieme, comunitaria, un po' differente. Lì c'è un tempo di silenzio, poi c'è un altro tempo in cui l'adorazione è guidata. Sono cose fatte, cioè io l'adorazione la faccio 2 ore tutti i giorni, d'accordo? Sono cose fatte per aiutare voi, perché possiate avere una chance per gustare quanto è bello imparare a pregare, se volete. Perché chi prega campa meglio, ma molto meglio. Capite? La preghiera, l'abnegazione di se stessi, la capacità di fare un pochino di sacrificio in ottemperanza ai nostri doveri per amore del Signore, fare la papà, fare la mamma, lavorare, fare il figlio, fare il prete, fare lo studente, richiede abnegazione se fatto ad un certo livello. Però io la forza di vivere così non ce l'ho se non ho la vita di grazia in me, non ce la posso avere. Quante volte ho parlato da prete con persone poverine che proprio non ce la fanno più, non ce la fanno, sono proprio semi disperate, ma per forza che non ce la fanno, perché fanno tutto da soli. Nostro Signore non ti chiede niente, cioè prima di chiederti mezza cosa, Lui ti chiede mezza cosa, ma prima te ne dà 10 e poi ti chiede mezzo. Capite? L'abnegazione di se stessi. Il servizio attivo dei fratelli è l'esercizio di ogni virtù e al di sopra di tutti la carità, cioè l'amore verso Dio e l'amore verso il prossimo. Allora, però l'amore verso Dio comincia quando tu comprenderai e conoscerai quanto Dio ti ama personalmente a te. Questo è anche un fatto di conoscenza degli uomini cari, perché io tante cose le ho approfondite perché per grazia di Dio le ho conosciute, e le ho conosciute perché per grazia di Dio mi sono aperto e ho dedicato tempo a tante cose. Vedete? Ci stanno tantissime cose belle dentro la Chiesa, cioè, scritti di santi o quasi, dove Gesù parla, ti dice guarda che io saranno in croce soltanto per te, cioè, capite? Cioè, il nostro Signore che ti dice sarà andato in croce soltanto per te, io voglio l'anima tua, che tutte le anime vanno in paradiso, ma non ci va la tua, io non sto bene. E quel tua vale per qualunque essere umano che stia sul pianeta Terra. Dice, mi piacciono le preghiere di tutti, ma io voglio sentire la preghiera tua. Ecco perché la preghiera non serve soltanto a dire le preghiere, perché l'Ave Maria la diciamo tutti più o meno allo stesso modo. Sì, poi c'è chi lo dice con più trasporto e chi lo dice più a pappagallo, però l'Ave Maria è sempre l'Ave Maria. Ma nel segreto del cuore, tu a Dio che gli dici? Che gli dici? Cioè io ho un modo di esprimermi, ho un modo di pregare, ho un modo di relazionarmi con l'Altissimo che è mio, non è meglio o peggio di quello di un altro, è il mio. Capite? Allora Dio, se io non gli faccio sentire come sono fatto io da me, non la sente quella cosa, perché non c'è stato nessun altro come me, bello o brutto che sia. Questo vale per te, per te, per te, per te, per te, per te, per tutti. Queste cose sono tra l'altro contenute recondidamente nella Sacra Scrittura, nel passaggio di San Paolo, benedetto sia Dio Padre del Signore nostro Gesù Cristo, che ci ha benedetti con ogni benedizione spirituale nel cielo in Cristo. Attenzione, in Lui ci ha scelti prima della creazione del mondo. Cioè tu sei nato nel 1000, il più vecchio qua che sarà nel 1950, il più vecchio, forse non più, un po' di più, vabbè, ma nel 1950 nel tempo, ma tu, io sono stato pensato da Dio prima che il mondo fosse creato, e sono stato pensato in Cristo, cioè in relazione all'incarnazione che doveva compiersi non so quanti migliaia di anni, milioni dopo, e perché attraverso di Lui diventassi santo e immacolato nell'amore, cioè perfetto nella mia risposta d'amore a Dio, nella mia capacità d'amore al prossimo. Oggi sentiremo il lettore di questa domenica, se vedete che durante la predica mi alzo perché l'ho detto, l'abbiamo fatto l'abbiamo approfondito all'ultimo incontro biblico, che è il capitolo 6 di Luca, no? Mo mi devo tagliare la lingua perché l'omelia devono essere brevi, all'ultima cosa ho fatto un'ora di predica. Cioè, ma quando Gesù parla di quel grado di amore al prossimo, cioè, che è spettacolare, uno dice, sì, e come faccio a vivere una roba del genere? Cioè, se tu stai ristretto nel tuo mondo umano, è chiaro che, cioè, quello Gesù dice, tu devi fare la mia stessa vita. Cioè, devi vivere tu la vita che ho vissuto io,
ma la vita che ho vissuto io ti chiedo di viverla, perché ti ho dato io la capacità di viverla, capito? Quando Gesù entra dentro di noi con la comunione, non è un gioco, non è uno scherzo, capite? È Lui. Se uno è afferrato, conquistato dall'amore di Dio, vedi come riama il Signore, vedrai come la preghiera diventerà una cosa bella e vedrai come è molto più facile amare il prossimo, ma ogni prossimo, perché tu non vedi più il prossimo con gli occhi umani. Mi ricordo, ho letto in una vita della Madonna, non mi ricordo se era Maria da Creta o Maria Valtorta, sono tante cose belle, ragazzi, io vorrei che le conosceste tutte, non sapete, non avete quante ne ho lette nella mia, insomma, perché proprio la Madonna a un certo punto dice, stava parlando con noi, cioè, ti confido un segreto, io non vedo le persone, io vedo solo le anime. Bellissima questa cosa, non le vedo, vedo solo le anime. E una persona è capace di vedere l'anima, noi, se noi potessimo vedere la nostra anima, la ricominciamo come prima, noi non vediamo le nostre anime, noi siamo tutti quanti piedi di una montagna di sovrastrutture. Avete visto, non avete visto le matriosche? Oh, prima che uno vede l'anima, voglia smonta tutto quanto c'è. Quello, la bellezza che noi siamo e che piano piano il nostro Signore, a chi si mette in ascolto, te la fa vedere in parte, perché qui non è possibile vederlo interamente, come non è possibile vedere Dio, non è neanche possibile vedere la bellezza delle anime. Ma se Gesù Cristo dice, io sto male, oh, questo sarà nell'ora della passione dell'incarnazione, io sto male, io smanio, muoio di dolore per una sola anima che si danna, come posso stare tranquillo durante la preghiera a Getsemani vedendo che purtroppo sono tantissime le anime che si vanno a dannare nonostante quello che io ho fatto? Cioè, capite che tutti questi processi, vedete, partono dalla conoscenza, quindi dall'ascolto. Per questo che personalmente cerco tanto di curare i momenti di formazione. Voi sapete, sul web, stavo facendo prima un gesto, scendendo stavo leggendo l'ultima notifica che mi era arrivata, ogni tanto me la dia qualcuno, no? C'è un sacco di gente che mi dice cose di questo genere qua. Oh, io queste cose non le avevo mai sentite, capito? Grazie, mo perché ci stanno i computer, dico, ma durante la vita noi quante porte abbiamo aperto, cioè, capite? C'è il problema della santità, così oggi chiudiamo. Guardate, un problema importante della santità, sapete qual è? È quello che facciamo con il tempo che ci abbiamo a disposizione, veramente, perché il tempo è limitato e noi fino a quando siamo in questo mondo, poi nell'altro mondo non sarà più così, un altro mondo ci divertiamo parecchio, adesso qui noi siamo, abbiamo questa schiavitù, siamo legati all'istante presente, siamo incatenati così, non possiamo né andare indietro né andare avanti, sto incatenato ad adesso. E quindi una delle cose più importanti per percorrere un cammino di santità, poi lo sentiremo dire anche da Papa Francesco nel prossimo incontro, anche in altri termini, è questo: cominciare a prendersi un pochino di tempo, ad appropriarsi di un pochino di tempo. Io questo po' di tempo lo dedico, chiamatelo come pare, o a me o a Dio, tanto più o meno la stessa cosa, cioè io non posso continuare a campare così, come capita, con la capoccia dell'aria, cioè senza sapere bene neanche io, cioè sì, sono cattolico, sì, vado a messa ogni quando mi ricordo, cioè figli a catechismo, vabbè, fammogli fare sta comunione che tanto male non gli fa, giusto, la crisma pure, cioè, male non va, tanto male non fa, no, cioè, quindi, quando una cosa non fa male, però è un po' poco, capite? Cioè, io dico sempre, cioè, nostro Signore, provate a mettervi nei panni di nostro Signore, no? Che c'ha un patrimonio a disposizione nostro, e vede noi che andiamo in giro da pezzenti, da straccioni, non perché lui non ce lo dà, ma perché non andiamo a prendere, e perché lui non è che non ce lo dà, ma non ce lo impone, ma sta a nostra disposizione. Guardate che la cosa è questa: quando la gente si lamenta, Dio non fa, a me mi fa tanta pena sentire certi discorsi, perché quando si va dall'altra parte, nostro Signore con tanto amore e anche con tanta amarezza dirà, sei sicuro che è così? E ti farà rivedere la vita
con gli occhi con cui la vede lui, con tutte quante le volte in cui ti si avvicinava, stammi a sentire un attimo, apri il cuore, pensaci un attimo, pia tempo da tempo, no. Io veramente certe volte, io non so come ha fatto il padre Eterno, però chiaramente ci penso un pochino alla umana, però pensiamo a noi quanto è brutto quando una persona a cui vuole bene, sapete, chi ha la disgrazia che ha un figlio che non ti sente e che ti sei rivolto e che ti sei ribelle, che tu vedi che quello si va a distruggere, non ti ascolta, non ti accoglie, non ti cosa, un dolore che ha un padre e una madre che vedesse una cosa del genere, immaginate quanto è moltiplicato, insomma, l'ennesima potenza. Eppure noi siamo sempre molto imperfetti, perché penso che tutti i genitori, noi, io lo dico da prete, mica trasmettiamo soltanto i valori, purtroppo a volte trasmettiamo pure i difetti, mica trasmettiamo solo le virtù, non siamo perfetti manco noi, abbiamo fatto tanti sbagli, abbiamo fatto tanti errori, potevamo fare tante cose meglio, però amore si discute nel confronto di un figlio. Ecco, quindi il cammino della santità, prima di essere tante cose da fare, è aprire un pochino di cuore a lasciare che il nostro Signore, a permettere al nostro Signore di farsi conoscere e di farti vedere chi è Lui per te. Perché ricordate San Giovanni, noi lo amiamo perché Lui ci ha amato per primo. Lui questa cosa l'ha già fatta, ma devi prenderne coscienza tu. Nella misura in cui ne prenderai coscienza, tu lo amerai. E nella misura in cui accogli l'amore di Dio e Lui ami, tu vedrai tutte le altre persone con occhi differenti. Perché la perfezione della santità consiste nella carità. L'amore di Dio con tutto il cuore, con tutta la mente, con tutte le forze, e l'amore del prossimo non solo come te stessi, perché Gesù è andato oltre, come sentiremo nel Vangelo, ma come io vi ho amati, che è un po' di più di come se stessi, perché Gesù ci ha amato più di se stesso, perché ha versato fino all'ultima goccia di sangue per noi. Quindi non ha amato la sua vita più della nostra, ma ha amato noi più della sua. Bene, questo incontro è stato un taglio un po' molto catechetico e poco formativo, però ecco, penso che sia importante proprio, guardate, che la Chiesa, anche se sentite bene anche tante cose, lo sentiremo poi la prossima volta, che il Papa sta cercando di trasmettere, sono tutte quante su questo punto, perché se non partono cammini autentici di santità, e anche le persone che poi diventano un pochino impegnate lo fanno, ma non in maniera perfetta, perché insieme a tante cose positive, se non maturi nella perfezione della carità, ti porti dietro anche tante cose negative, e insieme a tanto bene fai anche tanti danni, come diceva sempre il nostro caro Monsignor Petrocchi. Invece noi dobbiamo imparare a fare solo il bene senza fare i danni. E per fare il bene senza fare i danni, oltre che fare il bene, bisogna farlo bene, quindi avere sempre la regola dell'amore. Poi sentiremo un passaggio che fa Papa Francesco, io sto già pensando al prossimo incontro, quando cita proprio un passo anche citato dal diritto canonico, che è una regola generale di comportamento in tutti i casi tutti. Questo però sarà oggetto della prossima puntata. Non abbiamo troppo tempo per le domande, perché incombe la messa. Quando la messa, ecco, dal mese prossimo, che è febbraio, insomma, anche il 31 marzo cambia il tutto. Gli ultimi due ce li facciamo con un po' più di calma, quindi sì, facciamo, sì, segnatevi tutte le domande del mondo e le spariamo tutte agli ultimi incontri, perché purtroppo con sta messa troppo presto non abbiamo tempo di fare troppe domande. Bene, gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Ti rendiamo grazie, Signore, di tutti i tuoi benefici, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen. Amen. Il Signore ci conceda la sua pace e la vita eterna. Amen. Grazie.